il Centro Addestramento e Sperimentazione Artiglieria Controaerei trae le sue più remote origini dal Reparto Artiglieria Controaerei, costituitosi a Nettuno il 20 gennaio del 1915, che aveva lo scopo di addestrare il personale e sperimentare i nuovi materiali controaerei. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia e la conseguente necessità di disporre di materiali e personale prontamente impiegabili, l'addestramento cominciò ad essere svolto presso le truppe mobilitate, utilizzando come centri di istruzione le varie batterie controaerei dislocate in zona di guerra. Nel settembre del 1916, al fine di porre ordine alla situazione creatasi, fu costituito a Belvedere di Grado il Reparto Personale Controaerei e nell'ottobre dello stesso anno fu disciolto il Reparto di Nettuno. Nel 1918 venne ricostituito a Nettuno il nuovo Reparto Artiglieria Controaerei, alle dipendenze del quale fu posta la Scuola di Tiro Controaerei. Tale reparto fu disciolto nel 1919 e nel luglio del 1920 fu costituito a Roma il terzo deposito Scuola di Artiglieria Controaerei. Nel luglio del 1921 il terzo deposito fu trasferito nella sede originaria di Nettuno e il 1 ottobre del 1922 fu costituita la Scuola di Tiro di Artiglieria Controaerei. Nel 1927 la Scuola di Nettuno assunse la denominazione di Scuola Centrale di Tiro di Artiglieria e nel 1941 una batteria controaerei venne trasferita a Sabaudia e diede vita alla Scuola di Artiglieria Controaerei. Sotto il pressante assillo degli eventi bellici, la scuola si espanse rapidamente, dando un contributo determinante alla costituzione ed all'addestramento dei reparti destinati alla difesa controaerei del territorio nazionale e delle unità operanti sui diversi fronti. Quello occidentale, in Africa settentrionale, in Grecia, in Albania e in Russia, scrivendo ovunque pagine di gloria. Ne sono testimonianza le medaglie d'oro al valor militare concesse al sottotenente Bertelli del 132esimo Reggimento Artiglieria Divisionale, al capitano Camandone del 4 Reggimento Artiglieria Controaerei e quella di bronzo al valor militare concessa alla bandiera del 4 Reggimento Artiglieria Controaerei. Disciolta a causa degli eventi bellici del 1943, fu rifondata nell'attuale sede nell'immediato dopoguerra. La nuova Scuola di Artiglieria Controaerei riprese l'attività nel 1948 con ordinamento a livello reggimentale ed il 15 giugno 1949 l'allora Presidente della Repubblica, l'onorevole Luigi Einaudi, consegnò la bandiera d'istituto al primo comandante, il colonnello Giuseppe Di Martino.